stato consumo. Parlo con la segreteria di Stato? Scusi? Parlo con la segreteria di Stato, questo? Sì. Sì, buongiorno, io sono Diego Esposito, praticamente la vittima di prete pedofilo che in questi giorni sta su tutti i giornali, dove il cardinale Sipes ha avviato il mio caso. Le ha detto che questa telefonata verrà registrata e trasmessa anche. Niente, io praticamente io voglio sapere a che punto è. Io ho fatto anche una richiesta, un appello a Papa Francesco, dove è uscito l'ANSA, lui che sta vicino a noi vittime, che ha la tolleranza zero. Vorrei sapere come mai non mi chiama, essendo un caso così grave dove abbiamo visto l'insabbiamento chiaramente trasmesso alle Iene, perché non mi sta chiamando? Ma perché non la comunicazione è molto povera, se può richiamare con un altro numero in modo che si capisca quel che sta dicendo. Però il problema è che voi fate sempre così, cambiate il numero e poi non mi rispondete più. Io chiedo gentilmente se mi date gentilmente il numero giusto, perché l'altra volta così mi è capitato e non mi hanno dato, un numero e non mi ha risposto più nessuno. Io accetto volentieri di chiamare anche su un altro numero, però vi chiedo gentilmente di darmi il numero giusto. Guardi, a questo sì, capisco bene, dunque sarebbe meglio scrivere abbiamo già scritto, abbiamo mandato email OPEC e non mi avete mai risposto, sono tutto archiviato, perciò a questo punto anche l'altra volta allora, mi avete detto adesso gli do adesso un indirizzo che forse non ha ancora mail. Sì, è SDS per caso, sì, perché allora si tratta dell'indirizzo di sua eccedenza che è sostituto. Sì, è sostituto SDS. Non ecco è questo. E io ho mandato centinaia, anche noi diciamo a decine di mail. Qual è il suo nome? Allora, io mi chiamo Diego Esposito, mi conoscono tutti purtroppo nel Vaticano, perché praticamente è il caso di Don Silverio Mura. Io ho scritto e non mi rispondono, ho mandato tante mail a conoscenza ma non ho risposte, perciò vi ho chiamato. E qua il fatto è serio, perché abbiamo visto chiaramente l'insabbiamento due volte di cardinale Sipes, abbiamo visto in televisione, e il Papa non lo so, lui che è tolleranza zero, perché non mi risponde? Io penso sarebbe il minimo rispondere con la sua tolleranza zero a una vittima che ha rovinato la vita, che mi ha fatto perdere il lavoro e tutto. Io penso che sarebbe il minimo. Perché non, mi sono ammalato specialmente per come mi ha trattato la curia di Napoli. Io ho bisogno di giustizia, perché la giustizia ci tocca a noi vittime. Lui è che è Papa, io sono con lui perché lui è molto bravo e con noi, non lo so perché questo non avviene. Io vorrei genuinamente, lo chiedo col cuore in mano, di essere chiamato o essere una lettera, perché voglio sapere cosa sta succedendo, perché tutto tace. Abbiamo fatto anche il sit-in due settimane fa sotto la chiesa del Duomo, il cardinale non è uscito fuori, non parla, non dice niente, abbiamo scoperto che questo prete girava con nome e cognome falso, è un macello, e non capito perché non riusciamo a capire noi e giornalisti perché c'è questo silenzio da parte del Papa, è una cosa gravissima. Precisamente perché lui che fa tolleranza zero, io perciò sto chiamando. Perfetto, riferirò. La ringrazio. Però io vi chiedo per piacere, di riferire a chi di dovere. Diego Esposito, dovete scrivere vittima di Don Silverio Mura. Mi sanno, sicuramente conosco bene il mio caso. Ve lo chiedo gentilmente, gli dice che io lo chiedo col cuore in mano. Veramente, perché io tuttora credo nella Chiesa. Questa è quella che mi rovina a me. Forse a me, io come vittima, quello che mi rovina di più, perché credo nella Chiesa, io non voglio andare contro la Chiesa, io voglio il bene della Chiesa, le indagini devono essere fatte non a 180 gradi, a 2000 gradi, però bisogna farle nella norma, quello chiedo io, per piacere lo chiedo. Ecco, riferirò a tutto quel che ha detto, intanto può sempre usare questo indirizzo per comunicarci l'andamento delle cose. La ringrazio e gli auguro una buona giornata. Io vi ringrazio a lei per avermi ricevuto la chiamata. Buona giornata e buona giornata, grazie.